Ehi, la ciurma! Io sono Mazzetess e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Magic Duels Oath of the Gatewatch. Lo scorso episodio siamo riusciti a sconfiggere il titano Obnixilis con Chandra. E quindi i quattro Planeswalker sono di nuovo insieme. I quattro Planeswalker si trovano in un paesaggio devastato e infestato dagli Eldrazi. All'orizzonte due titani Eldrazi si avvicinano minacciosi. I Planeswalker tentano di resistere e adunare i fuggitivi. Insieme prestano un giuramento, vendicheranno la caduta di Portale Marino e proteggeranno il piano di Zendikar. È così che diventano guardiani. Ah, per quello è il giuramento dei guardiani, Oath of the Gatewatch. Oath mi pare che sia tipo giuramento, una roba del genere. I guardiani. Chissà che mazzo sarà allora se abbiamo tutti e quattro insieme. Un mazzo completamente a muzza. Ah, abbiamo sia le verde e bianche che le bianche e blu a muzzo, insomma. C'è un elfo a cavalcacielo che è tutto insieme. Però quelle battaglie per Zendikar, volevo vedere qual è il nome tradotto in italiano. Non ne abbiamo qua. Mantengo la mano, non ho idea di come giocare questo mazzo, ma ci proviamo, insomma. E siamo contro la covata Eldrazi di nuovo. Oh sì, Eldrazi covano come non so che cosa. Ah, come dice, gioca Ruscello nella prateria, ma io gioco anche Ruscello nella prateria, anche perché non posso giocare un Kaiser adesso, vero? Questo è azzurro e blu, e noi abbiamo bisogno di azzurro e blu? Cioè di bianco e blu? O di bianco e verde? Ma lui mi dice di mandare con quella, andiamo con quella allora, cosa ti devo dire? Questo è sul comodo che abbiamo mana multicolore, ma il fatto è che entrano tappate. Ah, mi dice vai di foresta? Vado di foresta. E gioca la larva d'argilla. Ah. Ma se metto una terra, scusa un attimo. Ah, sì, tanto gli altri. Sì, ok, ci sta. Quale prendiamo però? Una rossa forse? Oh, una, aspetta un attimo. Perché ne abbiamo un bianco o blu? Un verde. Allora abbiamo dei bianchi e blu insieme. No, ci manca del rosso, ma potremmo usare questo come rosso, che è rosso o verde. E questo è un verde o... Devi prendere un altro blu allora a sto punto. Potrebbe essere d'aiuto. No, questa voglio. No, non questa. Questa voglio. Conferma, sì. Non abbiamo tante carte terra base comunque, da quanto ho visto. Ah, ma forse perché abbiamo tante di queste effettivamente. Lui mi fa vedere solo le terra base. Invocare discendenti, stregoni, metti sul campo di battaglia due pedine creature discendenti Eldrazi 1-1 in colore. Che hanno? Sacrifica questa creatura, aggiungi... Ok, come i soliti discendenti Eldrazi, insomma. O progenie Eldrazi, no, discendenti. Forse questo si chiama progenie Eldrazi, no. Ok, allora giochiamo st'isola. Ma in realtà la giocherei anche più tardi. Ah, non mi dice di giocarla adesso. E giochiamola adesso, lo so che dirti. Ah, perché così possiamo giocare l'elfo a cavalcacielo. Per ogni colore di mana speso per lanciarla. E quindi 3-3. Questo invece è un... Aggiungi mana di un qualsiasi colore alla tua riserva di mana. Ah, bello questo. E questo invece è... esilia un permanente non terra bersaglio, controllato da un avversario finché la luce esiliatrice non lascia il campo di battaglia. Ah, no, io non volevo quel... Che Kaiser? Che
Kaiser è successo. E niente, ho sbagliato, ragazzi, a cliccare. Io ho esiliato una stupida creatura insulsa. Vabbè, se non altro lo attacco, ma tanto che. Vabbè. Ho sprecato questa magia per niente. Cribbio, potevo tenermela per una creatura forte, invece no, l'ho sprecata. Tipo per questa, porca d'una miseria. E niente, è persa sto giro. È persa di brutto. Guarda. Niente, non abbiamo più grandi speranze. Io andrei con la radura delle braci quasi quasi. E con l'elfa cavalcacielo. Sì. Così entro con 4-4. Mi dice di attaccare con questo. A che pro? Ok che non me lo uccide attaccandomi, però boh, vabbè. Fidiamoci. Me lo blocca, cosa ci abbiamo guadagnato? Niente. Un altro, oddio. Non buono, stiamo iniziando molto, 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 molto male. Vorrei spazzare via un po' di quella gentaglia. Cos'è apparso? Iridescenza splendente. Pesca X carte dove X è il numero di colori di mana spesi per lanciare iridescenza splendente. Poi scarta due carte. Potrebbe essere una cosa interessante effettivamente. Però ecco, prima giochiamo il panorama di fronde. Ma a ogni creatura vuol dire anche le mie, vero? Immagino. Ogni creatura. Però se ne infliggessi 3 effettivamente potrei spazzare via tutti i suoi e restare solo con quello. O andare con. A me lui mi consiglia di continuare. Forse dopo la fase attacco effettivamente ha più senso. Mi consiglia di attaccare con questo, ma potrebbero uccidermelo, eh? Ah no, a volare! Ottimo! Ora mi consiglia di giocare fiamme raggianti. Ok, ma con quanto? Con 3 sì, ci sta. Perdo questo, ma. Sì. Ne è valsa la pena, dai. Le altre creature in colore che controlli prendono più 1 più 1 più 1 più 0. Non mi piace. Però abbiamo un altro fiamme raggianti che può essere una buona cosa. A volare questo, sì, vero? No, vacuità. Allora, cosa ci è apparso? Disposizione prismatica. Rimuovi il segnalino. Cristallo dalla disposizione prismatica. Tappa una creatura bersaglio.
Beh, comunque attacchiamo prima. E vediamo se per caso lui blocca oppure no. Non blocca, ok. Pesca X carte, sì, ci sta. No, va bene così. Allora, abbiamo pescato le carte e dobbiamo scartarle. Allora, abbiamo trovato terra, selvaggia in evoluzione. Che questa potrei effettivamente sacrificarla, eh. Palude rovente, ok. Manalito quello che avevamo prima. Disposizione prismatica, ok. Punire i mostruosi. Distruggere una creatura bersaglio con forza pari o superiore a 4. Che mi piace molto, la terrei. Fiamme raggianti o fronte compatto. Metti sul campo di battaglia una piedina creatura alleato core 1-1 bianca per ogni colore di mana speso per lanciare il fronte compatto. Quindi vuol dire che posso giocare 4 pedine alleato core. Pedine alleato core. Tolgo la palude rovente, facciamo così. Ok, com'è che era ingerire? Ok. Mi esilia la prima carta, che cos'era, chissà. No, volevo vedere che cos'era. Evocatore di discendenti. Ah, giuramento, sì. Metti sul campo di battaglia una creatura discendente del Drazi. Potrei fare un altro fiamme raggianti con due. Sì, e potrei effettivamente fare un altro fiamme raggianti con due. Visto che fanno un sacco di danni quelle robe là. Radura delle braci. Ma io la radura delle braci la giocherei molto volentieri. Fiamme raggianti farei, sì. Perché prima di andare ad attaccare, perché quello potrebbe bloccarmi, eh. Ah no, perché non ha volare. Allora ok, andiamo ad attaccare e poi... Conferma l'attacco. E poi andiamo a ripulire tutto con fiamme raggianti. Ok, giochiamo anche un manalito, già che ce l'abbiamo. Abbiamo un mana in più. Ha tra l'altro di colore a piacere, quindi possiamo usarlo anche come nero, che per esempio non abbiamo. O come... No, forse le nero è l'unico che non abbiamo, vero? Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Esatto, è l'unico che ci manca il nero. Ah no, palude rovente è anche nero, quindi abbiamo tutto, proprio tutto. Giocherò il fronte compatto, ma posso giocarlo dopo. Tanto questi entrano tappati, quindi attacchiamo con lui. Forse ce la possiamo fare, ce la possiamo cavare alla fin fine. Perché nonostante tutto, sì, andiamo di fronte compatto. Perché solo 4? Ah, perché comunque quello costa 4, quindi più di 4 non puoi giocarne. Anche se abbiamo 5. Oddio, cos'è, cos'è, cos'è? Ah, me l'ha neutralizzata, niente. Peccato. Peccato, potevamo concludere. Mi esilia quello. Ottima scelta. Ed è in netto vantaggio se noi non avessimo un punire i mostruosi.
Mi spiace, credevi di avercela fatta, eh? E invece, no, Covata Eldrazi, anche sto giro ti abbiamo punito, nonostante quell'errore stupidissimo, inizialmente. I guardiani ce l'hanno fatta. Ottimo ciurma, ottimo, ottimo ciurma. Dovremmo anche poi spendere magari quelle monete là. Siamo pieni di monete. Combattendo, i quattro eroi si aprono un varco attraverso lo sciame e accerchiano gli immensi titani Eldrazi. Uniti, i guardiani sono molto più potenti di quanto potrebbero esserlo da soli. Ora li attende la battaglia finale. Quindi, prossimo episodio, ultimo episodio di Oath of the Gatewatch, prima di lanciarci sull'altra campagna. Che tra l'altro mi pare che nel primo video avessi detto 2 da 6 cose, ma sono 5 l'una, non sono 6. Comunque, detto questo, io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'avete già fatto, la mia pagina Facebook è nel link in descrizione, non pubblico tanto, ma ogni tanto c'è qualcosa di interessante, quindi vi invito a lasciare un mi piace anche là. E noi ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti e buona giornata!